Esperienza, qualità, perché è comunque un giocatore di qualità, e un giocatore che può trasmettere positività alla squadra, che non deve mai mancare, perché anche e soprattutto nei momenti difficili la positività non deve mai mancare, altrimenti puoi solo fare peggio. Quindi lui è un giocatore positivo, è uno che è arrivato praticamente nella stessa posizione di classifica in cui siamo ora, però ha fatto una scelta e è stato coerente, scalpita e fuori, non vede l'ora di dare una mano e ci auguriamo che possa darci una grande mano in campo, ma su questo non ho dubbi. Noi abbiamo preparato una partita per non stare così bassi come lo siamo stati contro la Fiorentina, e però poi ci siamo, dipenderà anche dalla forza della Lazio. In mente ho qualcosa, ma non perché non voglio dire, non voglio dare vantaggi, non voglio far capire che giocatori giocano, perché poi sicuramente qualcosa cambierò, perché insomma abbiamo fatto 3 partite in una settimana. E che Lazio mi aspetta? Una Lazio che vuole venire a Pescara per vincere. Lazio è una squadra attaccata al treno dell'Europa, è una squadra a mio avviso molto forte, con giocatori di assoluto valore, che sta rispecchiando, credo, il campionato che merita, i valori che ha. E quindi penso che una squadra che sia in quella posizione di classifica possa pensare di venire a Pescara, di fare la partita e vincerla. Che clima ti aspetti domani? Ma il clima domenica, cioè mercoledì non c'era un clima ostile. Sì, poi abbiamo segnato e il clima ostile è diventato di supporto, ma perché questa è la normalità del calcio, ma è così da tutte le parti. Fino a quando siamo stati sull'1-0 c'era grande entusiasmo, io sentivo la passione dei tifosi, il credere di poter vincere una partita, quindi, ma questo fa parte del calcio e ci aspettiamo questo. Se la partita dovesse andare bene saranno tutti contenti, se la partita dovesse andare male ci sarà contestazione, perché fa parte del calcio, è così, ce l'aspettiamo, lo sappiamo e noi dobbiamo far di tutto per cercare di regalare una gioia a noi, ai tifosi, all'ambiente, a tutti quanti.